a Venditalia si incontrano anche dei vecchi amici, persone che non si vedono da alcuni anni, ci si rincontra, abbracci, baci e si dice come stai, cosa stai facendo. È il caso di Massimo Millesi, che abbiamo lasciato l'ultima volta nel corso della Vending Cruise 2013 con Altro Marchio, e oggi lo ritroviamo allo stand della Carimali per presentare la Carimali Solutions Italia. Massimo, bentornato dinanzi ai microfoni e alle telecamere di VendingTV.it. Grazie Fabio e grazie di darmi l'opportunità di questa intervista. Buongiorno a tutti intanto. Sì, niente, io ho preso una decisione l'anno scorso, ho lasciato la mia comfort zone del dirigente con il Previndai, il Fasi e le assicurazioni per provare una sfida, forse, spero no, spero l'ultima della mia vita, e cioè ritornare a fare quello che facevo con mio padre da bambino, e cioè lavorare in proprio, farmi carico di costi, di paure, di sveglie durante la notte per l'F24 che ti arrivano da pagare. È stata una concomitanza molto fortunata la mia. Nel momento in cui io, nei mesi in cui io maturavo la decisione di fare qualcosa da solo, Carimali SPA di Bergamo, di Pignolo d'Isola, di proprietà dell'ingegnere Andrea Maier, col quale io avevo lavorato per qualche anno in Rea Vendors, la Carimali Aosta aveva lanciato l'anno scorso la macchina Blue Dot, per cui è stato un caso, è stata fortuna, io non lo so, comunque le cose si sono riunite, e da alcuni incontri fatti con l'ingegnere Andrea Maier è nata questa idea di aprire la filiale italiana di Carimali, aprirla a Lainate, alle porte di Milano, in una zona molto accessibile vicino all'autostrada, e questa Carimali Solutions Italia sarà l'azienda che avrà cura di distribuire, vendere, commercializzare, proporre tutto quanto le macchine Carimali sul mercato italiano. La nuova società è stata aperta all'inizio di gennaio, l'80% dell'azienda è di proprietà di Carimali SPA, il 20% è mio. E io sono l'amministratore unico di questa società. È una mini realtà per ora, però già fortemente integrata nella grossa realtà di Carimali SPA. SPA di Bergamo l'anno scorso ha avuto un fatturato di 45 milioni con un EBITDA da caso universitario per il momento che sta passando il mercato italiano anche nel nostro settore, e Carimali appunto ha deciso di investire qualcosa sul mercato italiano, perché comunque è sempre referenziale, è sempre bello ed è giusto credere nel paese in cui si sta crescendo. 180 secondi per te per presentare la macchina che è alle nostre spalle e che è la punta di diamante in questo momento a Venditalia 2016 nello stand Carimali. Sì, Blue Dot è l'ultima nata di casa Carimali. La Carimali è un'azienda che è sempre stata orientata all'oreca professionale o alle macchine da bar. Questa macchina nasce come connubio tra le capacità di lavorare sull'oreca e sul professionale di Carimali e la conoscenza, la forte conoscenza del mercato vending e oreca dell'ingegnere Andrea Maier. Per cui è una macchina molto innovativa che va a posizionarsi su un OCS evoluto, è una macchina che sta benissimo nella sala riunioni dell'ufficio del dirigente, dove magari il gestore ha messo macchine vending in fabbrica, premia la dirigenza. È una macchina orientata anche all'oreca, alla prima colazione negli alberghi. Infatti io vedo più serbatoi. Più serbatoi, partiamo dalla porta. La porta è divisa in due parti, la prima parte apribile senza nessuna serratura, per cui la persona addetta per esempio alla pulizia dei tavoli durante la colazione o alla pulizia della sala ha la possibilità di riempire la vasca dell'acqua nel caso di autonomo e di vuotare i fondi senza aver bisogno delle chiavi, che normalmente non sono dove dovrebbero essere. Display, 6 tasti, menu che scorre fino a 24 diverse selezioni, erogazione dell'acqua calda separata, possibilità di riempire la caraffa spostando la griglia di supporto del bicchiere. Interessante la novità di questa macchina così piccola, in queste dimensioni di 36 cm di larghezza, abbiamo due macinini, questo è un gruppo che poi farò vedere, un gruppo in plastica a dose variabile.
Questo significa che io, per esempio, posso avere un caffè italiano come caratteristiche di caffè, macinato all'italiana, dosato all'italiana, ed offrire il menù di espressi per l'italiano. Nella seconda campana ho un caffè per i tedeschi, macinato per i tedeschi, dosato a 9, 10, 11 grammi per esempio per un caffè tedesco, ed erogato, per possibilità di erogare il vero caffè Schwarz. Posso fare il biologico, posso fare altre cose. Due scatole solubili oppure tre scatole solubili. Perciò, quindi avete due modelli diversi. Abbiamo più modelli, abbiamo più modelli. Tutto il sistema latte fresco è integrato all'interno della macchina. Questo significa che io ho un tubetto semplicemente che porto fuori dallo chassis della macchina. Tutto questo diventa slave, per cui io posso mettere semplicemente una caraffa di vetro con dentro il latte fresco fino ad arrivare a il frigorifero da 4 litri con scaldatazze integrato, illuminato con i LED, cioè investimento da 0 a 1500 euro per quanto riguarda il latte. Insomma, Massimo, la proposta è davvero molto allettante e complessa. Complessa perché questa è una macchina che fa tantissime cose, ha tantissime funzioni, molte delle quali innovative. Nel caso in cui un gestore, il proprietario di un bar, di un bed and breakfast, di un albergo di piccole, medie o grandi dimensioni volesse contattarvi, possono farlo andando sul vostro sito che è www.carimali.com, ma se vogliamo avere il piacere di incontrarci subito è italia@carimali.solutions. Mi raccomando, niente IT e niente com, se no non arrivano. Molto bene, ecco, è stato esauriente, preciso, perfetto per i tempi televisivi. Massimo, grazie, grazie davvero. Grazie a voi per l'opportunità e grazie a tutti quanti e arrivederci su carimali.com. E su vendintv.it non andate via perché Fabio Russo continua. Ciao Massimo. Ciao, 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 ciao.